Vogliamo risolvere il problema del parcheggio. In un parcheggio ci sono 24 auto. Il numero totale dei posti nel parcheggio è il triplo dei posti liberi. Trovare quanti sono i posti auto totali nel parcheggio. Scriviamo i dati. Scrivo A per il numero di auto parcheggiate nel parcheggio 24. I posti totali, PT, sono il triplo dei posti liberi, PL. Ma io so che i posti totali sono anche la somma delle auto attualmente parcheggiate più i posti liberi. Quello che voglio trovare sono i posti liberi nel parcheggio. Inizio con il rappresentare, con un segmento, i posti liberi. Questo qui saranno i posti liberi nel parcheggio. Io so che i posti totali nel parcheggio sono il triplo di quelli dei posti liberi. Quindi, se voglio rappresentare i posti totali, dovrò disegnare tre di questi segmenti. Chiaramente, i posti liberi sono uno di questi segmenti. Gli altri due segmenti rappresentano i posti pieni, cioè le auto presenti in quel momento nel parcheggio. Pertanto, io posso scrivere che le auto sono uguali al doppio dei posti liberi, cioè 24. A questo punto è facile calcolare che i posti liberi sono la metà delle auto parcheggiate, ovvero 24 diviso 2, cioè 12 posti liberi. Quindi, per calcolare i posti totali del parcheggio, basterà fare 12 per 3, che fa 36, che sono i posti totali di questo parcheggio.